Eccoci qua, cari amici, siamo qua a Roma, in questo bar della Garbatella, e quando io sono in questo bar della Garbatella mi viene a trovare l'amico Leandro Smelli, che è una sorta di webmaster, è un ottimo intenditore informatico. Beh, e adesso però Leandro Smelli mi ha detto che non gli dispiacerebbe mettere su famiglia. Tu cosa dici? Sì, io penso che oggi come oggi la famiglia sia importante, e è importante anche metterla su, però è chiaro, quando una persona vuole decidere di mettere su famiglia bisogna che ci sia il posto di lavoro, perché chiaramente per avere una donna, per avere una persona a conquistare, è difficile insomma che venga poi accettata e poi trovare una donna, quindi in questi periodi qui è importante questo. Però senza un posto di lavoro e senza un reddito è difficile. Ma quali sono le tue prospettive lavorative? Io, professore, le mie prospettive lavorative sono abbastanza semplici, non miro a fare chissà cosa, mi basta un lavoro in cui mi impegno quel tot di ore, magari anche un part-time, magari anche un full-time, però che mi dia la possibilità di guadagnare almeno, non dico tanto, però sui 1000 euro al mese. Anche se è impossibile, perché purtroppo sono disoccupato. Però dovrei trovare una fidanzata che magari che ci abbia un lavoro anche lei, certo. Che anche se siete due part time, ci dice l'unione fa la forza. Io ho dato i miei consigli però all'amico Leandro Smelli, gli ho detto che si possono fare i patti prematrimoniali. Sì, non sono previsti in Italia i patti prematrimoniali, all'estero sì. Non sono previsti, però c'è un antico detto giuridico dell'antica Roma, dice così questo detto giuridico dell'antica Roma: quod voluit lex dixit, quod noluit tacit, cioè è consentito di fare tutto ciò che non è espressamente proibito dalle norme, e non è proibito fare i patti prematrimoniali, non sono previsti, però non è proibito farli. È vero, certo, che abbiamo parlato dei patti prematrimoniali? Di oggi, di questo aspetto qui, è utile, perché alla fine in qualche modo si cerca di salvaguardare un rapporto. Però è chiaro che in qualche modo farli prima può essere preoccupante, destabilizzante per la coppia, perché magari la coppia, dovendo farli, in qualche maniera si sente, tra virgolette, costretta a vivere insieme. Cioè è libera, sì, però comunque è come se si sentisse la coppia in una costrizione, e di conseguenza non riesca poi a dover assolvere ai doveri coniugali, a tutto quanto quello che... Senti, Leandro, però se ti sposi, sì, ti sposerai qua alla Garbatella? Certo. In quale chiesa ti sposi? Beh, San Filippo Neri. San Filippo Neri. Se ti sposi, mi inviti però. Certo. Primo, il professore Serafino Massori, il primo della a lei. San Filippo Neri, qua alla Garbatella. Voglio. E che quartiere è la Garbatella? È uno dei meglio di Roma. È uno dei meglio quartieri di Roma. Ecco, cari amici, questi sono dialoghi romani, capito? Ah, volevo fare una sentiamo. Cosa per quanto riguarda la mia situazione attuale di lavoro. Purtroppo io non lavoro, ma in quell'altro video che facevo tempo fa, si ricorda, in cui ho parlato delle cifre astronomiche, purtroppo non è così, nel senso che ho guadagnato per un mese sui 1000 euro e mi è andata bene. Dopo quel mese là non faccio niente, nel senso che non guadagno nulla. Io al massimo che arrivo in un anno è 90 euro all'anno, che non è niente, perché 90 all'anno non è veramente nulla, è una stupidaggine. Però spero che qualcuno, magari anche attraverso questo video, mi dirà: guarda, io sto a Roma, ho intenzione di contattarti magari per, come si dice, avviare un lavoro, per avviare un colloquio di lavoro che possa magari rivelarsi positivo. In questo modo io lo accetterò ben volentieri, perché sono un ragazzo dinamico, un ragazzo che si sa impegnare, un ragazzo simpatico, serio quando c'è da essere serio, ma soprattutto molto molto bravo per quanto riguarda, sì, il computer. Sì. È un webmaster, che sia chiaro, alle competenze di un webmaster, quindi chi ci ascolta può approfittare di questo video. Certo. Anche perché io ci tengo tanto a partecipare al suo matrimonio, capito, cari amici? Vabbè, cari amici. Beh, finiamo parlando di Twitter, ultima cosa di Twitter, ho visto tutti i profili di Twitter, ho visto, facciamo un ultimo appunto a Twitter, fate attenzione a dove andate su Twitter, perché purtroppo ci sono parecchi profili di ragazze molto disinibite,
che in qualche maniera possono corrompervi. Cioè, meglio non sposarle queste ragazze. Beh, sì, meglio, meglio non sposarle, capito? Va bene, cari amici, salutiamo. Vabbè, sì. Qua dal bar della Garbatella vi salutiamo tutti, tutto, va bene? Ok, ok, cari. Ciao.